6 gennaio 2020, il Milan è campione d'Italia. Torna Ibra e il Milan trionfa. No, 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 no. Allora, innanzitutto vi volevo mostrare la location da oggi per sempre di quando si parlerà di Milan, la tazza del cesso, ok? Da oggi si parlerà sempre quando parleremo di Milan, da il bagno, seduto tassativamente sulla tassa del cesso. Nel caso ci sia un terremoto, una calamità, un incendio, qualsiasi cosa, io avrò, e lo giuro davanti a tutti, l'obbligo di stare seduto e incollato alla tazza del cesso quando si parla di AC Milan. E lo prometto, registratevi queste parole. Allora, niente ragazzi, la solita solfa. Il Milan che fatica in casa, non riesce a segnare, e la colpa era di Piontek. Secondo loro è la colpa era di Piontek. Mentre c'è un Suso che a me piace, quest'anno imbarazzante. Mentre ci sono dei mezzi giocatori tipo Leao, Calhanoglu, che non potrebbero giocare in una squadra che ha almeno più di 5 scudetti nella propria storia. Quindi la colpa non era di Piontek, la colpa non è della cessione di Cutrone, che comunque era un discreto attaccante, ma non era Van Basten. La colpa non è degli allenatori, la colpa non è della società, la colpa non è di nessuno, perché l'AC Milan dovete metterlo in testa, anzi la colpa è di chi pensa che esista ancora l'AC Milan. Il Milan non esiste più, lo possono comprare gli arabi, i rumeni, gli albanesi, quello che chi volete voi. Il Milan è morto, non esiste più. Mettetevelo in testa. Dal punto di vista tecnico, che partita è stata? La Sampdoria che giocava di rimessa, una Sampdoria che ha sbagliato molto davanti alla porta, la Sampdoria che si è infranta contro il portiere, e ve lo dico, magari averlo all'Inter, il portiere più forte della Serie A e forse anche d'Europa. E niente, un Milan sterile, un Ibrahimovic impalpabile, ha messo un bell'assist per Krunic, se non sbaglio, o Benasser, questi li confondo perché sono anonimi tutti e due. Un Milan, non sto usando il filtro bellezza volto, non sto usando Photoshop, non mi sono messo il mascara e cose varie, è la luce che mi riflette, mi sono quasi spaventato di me stesso. Comunque, un Milan, un Ibrahimovic che comunque è nettamente migliore di tutti i giocatori che c'ha al Milan, si è visto, anche a 40, quasi 40 anni. Però, come per il Milan, il vero Ibra è morto. Quindi, il Milan è campione d'Italia. Festeggiate questo punto, ragazzi, che è già una grande vittoria, perché se Gabbiadini non si fosse mangiato quel gol davanti alla porta, no, ma abbiamo fatto 3.000 tiri noi del Milan, sì, 3.000 tiri, perché la Samp ha fatto catenaccio per giocare in contropiede. Era proprio concepito nella loro concezione di gioco. C'era proprio l'opzione e la priorità di subire per poi giocare di rimessa. Quindi ci stava, avrebbero dovuto concedere molto in fase di possesso, in fase di cross in mezzo. Per il resto, la partita è finita 0-0. Che ci fosse Piontek, che ci fosse Leao, che ci fosse Cutrone, che ci fosse quel bidone di Lapadula, che ci fosse chiunque ci poteva stare. Il Milan è morto. Ibrahimovic è utile come l'asso di coppe quando si gioca a bastoni. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella se siete dell'Inter. Pollice su. Pollice su, voglio sempre i like per capire se apprezzate o detestate i miei video. E niente, ragazzi, ci sentiamo per Inter Napoli. È dura, durissima. A Napoli noi soffriamo sempre, quindi possiamo anche perdere 1 miliardo a 0. Oggi possiamo perdere pure 1 miliardo a 0 contro il Napoli, ma di certo nessun milanista ha diritto di sfotterci. Ciao ragazzi, iscrizione, campanella e pollice su. E saluto ad Enrico Dugavalli.